sotto la linea, sì, quindi possiamo favorire qualcos'altro. Speriamo. Direte voi, si fa a luglio, qui lo fa forse a giugno. L'altra cosa che ho detto, luglio ci vedo. Sì. Anch'io credo che ci vedo. Se messo qualche parte la recupereremo, come lo abbiamo già fatto. Adesso poi vediamo. Vabbè dai, facciamo le pratiche, dai ragazzi, sono veloci. Allora, numero 5 del vicepresidente. Ma scusate un attimo, quindi vabbè, tanto stimming è uguale. Quindi le regole sono diverse, candidati e no, è così? Io posso dire quello che voglio. Posso saperlo. No, non lo stesso. La norma d'opera. Presidente, vicepresidente, questo momento, fanno un po', no? Numero 5 del vicepresidente, individuazione centri idonei alla prescrizione del medicinale tra DAS e altri, esattamente. Numero 6, assessore Cascino, comuni di San Lorenzo al Mare, Civezza, Imperia, conferenza di servizi per realizzazione villaggio turistico, località Pinè, variante al PRG di San Lorenzo al Mare. Numero 7, assessore Guccinelli, VAS, ex legge regionale 32-2012, variante piano della pappa e altri DCP, ambito di ospedaletti. Parere positivo. Brotta, assessore Paite, riconoscimento fenomeni meteorologici 20 del 4 e 5 marzo 2015. Allora, del presidente, concessione del patrocinio. Ma dell'oro. Sono andati, no? Alla richiesta. Del logo della regione. Dell'assessore Berlangeri, deliberazione 148/2015, approvazione protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Fondazione Carige e Fondazione Teatro Sociale di Camogli per restauro e ripristino del Teatro Sociale di Camogli. Questo si può presentare. È propedeutica. Mi sembra che veniamo a capo del Teatro Sociale di Camogli. È propedeutica. Non è l'approvazione, non è nata corrige da parte nostra. E poi del vicepresidente e assessore Rossetti, assegnazione alle aziende sanitarie, enti equiparati e IRS di ulteriori risorse a copertura dei livelli dei costi per l'anno 2014, impegno di euro 1.019.920.000. Bene, via. Posso fare un po' io, quindi? Allora, quel lavoro delle schede, per capirci, lo continueremo per completare comunque un lavoro di documentazione senza più invitare assessori, sindaci, in teoria IVA, Galai, si prestano e pensavamo di andare fino al 30 maggio. Censire 150 opere quest'anno, nelle ultime settimane censendo le opere finanziate ai prossimi mesi. Poi, dopodiché, consegneremo comunque le schede ai giornalisti di venerdì, poi la settimana, questa settimana sono la doppia la ferrovia a San Lorenzo, il nodo ferrovia, e il terzo marzo del giorno. Va bene. Poi, no, però seguitemi un attimo, Renzi. Allora, premesso che il programma della visita del Presidente del Consiglio le rende nostra Presidente del Consiglio, vi informo solamente su quello che io, solito schema, mando un'ipotesi e poi dopo vediamo. Stamattina poi anche in prefettura, sono fatto con la Sapora, eccetera, eccetera, eccetera. Grosso modo, ho visto qui un paio d'ore, dalle 5:30 alle 7:30 di martedì 14. La cosa nasce da Italia Sicura, nasce un rapporto, diciamo, di Erasmo D'Angeli con noi col Comune e non a caso sostanzialmente la cosa principale che va a visitare due cantieri che partono, che sono il cantiere di Sepolto e Disagno e il cantiere del Ferrovia.
tolto il bisagno è una cosa del tutto formale, nel senso che se ho ben capito lunedì io firmo il decreto. No, firmo il decreto e da quel giorno gli scattano i d'accordo, da quel giorno gli scattano gli 840 giorni, sono 28 mesi per fare, secondo me. Ho visto le imprese ieri, casualmente, tornavo da Roma qui davanti e tutto a posto. I validatori o verificatori, non capirò mai come si deve dire, hanno fatto alcune osservazioni, ma non dirimenti, ma non cavo, ha risposto, ha fatto un atto, quindi tutta la partita qui si chiude, il secondo lotto che è già iniziato, ma con l'otto di preparare le aree, non come lavori, i cantieri, il progetto vero e proprio, ma che di comincia. Il Trevigiano è leggermente più indietro, penso che arriverà a quel punto a maggio, maggio-giugno, però siccome c'è il vincitore del lavoro, siccome c'è, non c'è stato ricorso al TAR, quindi hanno autorizzato l'operatore a entrare in cantiere, sono venuto, quindi va la imboccatura alla galleria e quindi ripiano il cantiere per fare che sia una cosa anche nostra. Dopodiché l'idea è che venga qui e che, ripeto, l'idea tanto è pubblica, vedo, mentre invece mi pare che non usciranno dalla MSC, come dicono le giornali, che venga qui e che si firmi il protocollo di intesa propedeutica all'accordo di programma per l'esecuzione del complesso delle opere finanziate dall'Italia Sicura, che aspetta semplicemente che l'accordo dei conti registri il provvedimento delle evidenze finali. E questi ulteriori finanziamenti riguardano il terzo lotto, poi sarà pronto il 1 luglio del bisagno, lo scommettore del bisagno e tutte le opere collaterali al Trevigiano che riguardano l'orare noce. Questo è, diciamo. Poi ci saranno altre cose lì, ma adesso chiuderemo il pacchetto Genova Centro, insomma, che non ha bisogno, non ha bisogno. Dopodiché ho proposto, mi pare che la cosa venga confermata. Stiamo rimando il testo con grande fatica. Ho proposto di usare l'occasione visa di Renzi per firmare l'accordo ITI e abbiamo trovato una adesione da parte di Mise, da parte di Italia, da parte dell'università, da parte del comune, perché l'occasione sembrerebbe in effetti, come dice Mise, partita. Anzi, devo dire la verità che il fatto che la cosa è stata abbinata alla vita di Renzi ha anche eliminato, diciamo, d'amblea alcune obiezioni. L'obiezione principale riguardava il fatto che si potesse acquisire e attrezzare un piano per fare l'incubatore anziché costruirlo ex novo. Una discussione lunare, tutto risolto. Nel senso che cosa cambia, che tu acquisisca attrezzi, no? Anche perché se questo qui diventa l'incubatore della startup dell'IT, molto più logico che sia il DT e non solo dell'IT, non sarà un problema. Sì, ma voglio dire. Per l'IT. Cioè, voglio dire, mi sembra molto funzionale che sia proprio un piano sopra dove lavora l'IT, non sotto, non so che. Cioè, piuttosto che uno che deve uscire e andare in un altro posto, a parte che i tempi sarebbero anche molto più lunghi, variante urbanistica, andava costruito. Quindi, in poche parole, noi porteremo a casa 19 milioni un po', 20, 9,5, dei quali 15 sarebbero quelli ex università, chissà come si chiama l'università, con cui l'IT aggiunge per piano al piano che va a iniziare di affittare, così, no? Compra tutto, insomma. Questo non lo so, comunque aggiunge tre piani al piano che ha già deciso per conto proprio. E poi ce n'è un quarto piano, se vogliamo un quinto, se consideriamo quell'altro. A me pare una bella. Il motivo per cui ha previsto di venire a Renzi era tutt'altro all'inizio, no? Cioè la visita all'inaugurazione della MSC per il 16. Tuttavia il 17 lui va da Obama e il 16 viaggia, quindi credo, no, credo, Lotti verrà. No, no, Lotti viene sicuro. Lotti. Marca un impegno con l'apertura della campagna tra di Pippo. Io avevo detto che forse passa Matteo, poi vediamo. Sì. Vabbè, naturalmente Matteo passa. Chi ha piacere di esserci, diciamo, è... Non so se bisogna
bisognerà, no, noi no, no, chi volete c'è, cioè, non è che bisogna dire lì. Gli ho fatto fare comunque i nominativi delle persone che sicuramente ci sono. Va bene, io ho invitato, Salini in Pregilo, perché uno riguarda, finanziano il Paivante, Cortese, visto che l'accordo di programma riguarda il terzo lotto, e poi un vedo Giracati, perché diciamo protagonisti per tutto il resto, adesso basta, non ti venivo, se altrimenti singolari, il comune, la regione, l'università che sono sottoscritti. Filse. Vabbè, chi ha piacere, non so, adesso io non credo che svolgendolo qua, forse è meglio chi ha piacere venga qui piuttosto che non a parte gli altri interessati, voglio dire, vabbè, dopo voi. A parte gli interessati, d'accordo, e anche Ferrante, perché Ferrante municipio. Del municipio, io ve lo dico, cioè deve essere più buono, non si può fare tutta lui la storia. Ci vuole anche quella del migliore. Vabbè, insomma. Vabbè, dai, faccio un po' una cosa col comune, con Parodi, la prefettura. Noi siamo andati alla prefettura, non abbiamo avuto al momento obiezioni per la proposta. Naturalmente, ma ci sarebbe molto che lì facesse un passo per andare all'aeroporto, ma mi sembra molto complicato, perché immagino che qui poi farà anche un minimo di incontro stampa. I tempi mi sembrano, lui arriva da Milano, una cena a Roma, quindi c'è la giuda. Eh? C'è la giuda, però. Ma lui non è io, ma io sono. No, che sbrigarsi. Però bisognerebbe oggi sono molto costretto. No, aiuto, penso anche io, sono la stessa parte. Lui è un po'. Penso che abbiamo anche lui, non so cosa dire. Mi si era un po' telefonato. I tempi mi sembra che rendono molto difficile, diciamo, questa roba. Sentiamo un po' l'asmo, ci stiamo in Sapora. Se arriva alle 5 e mezzo deve essere a cena a Roma, non so, mettiamo si mangia alle 9, però non dire a terra a Ciampino, arriva a 4, 3, 20, 3 e mezzo. Sembra abbastanza difficile. Ma vediamo, dai. Vediamo, adesso vediamo un po' di cose invece di lavoro. Grazie. Grazie. No, Palazzo sarà la finale. Juve in Monaco. Quarti di Coppa, siamo invece campionato Lazio. Coppa Italia, finale Coppa Italia con la Lazio. Nel mezzo. Vabbè, deve giocare anche in campionato. Posso andare? In campionato. Cioè, Fabio, posso andare io? Quando? Per quello che serve poi. Ti autorizzo. Rimane. Allora, dai, dedichiamo mezz'oretta a un po' di cose urgenti, poi allora, quello del TPL, ho fatto il punto in settimana, io vorrei scrivere anche al sindaco per parlare un attimo di conferenza. È difficile procedere con questa cosa se non sappiamo quanti soldi ci mettono insomma, è l'unico dato che manca. Insomma. Adesso ho una bozza di lettera, magari potremmo anche fare. Eh? L'hai vista? Va bene? Sì, l'ho visto, a parte il pubblico. Ci si lamenta con noi di ritardo la gara, ma se non ci si dice quanti soldi, noi abbiamo detto quanto ci mettiamo. È difficile chiedere di manifestare interesse a partecipare alla gara se non si sa quanti sono, ma immagino partecipare a questa gara. E la risposta ultima, in particolare di Genova, che è quello che mi prezzi della somma complessiva, su quanto meno non c'è. Guardo la lettera, poi la spedisco, poi... Mi pare che il resto ormai sia a posto, la tensione sindacale rimane forte, ma lì è una questione che a me non ci riguarda, insomma, credo che venga sottoposto al referendum, poi se le sigle firmatarie prendono un referendum, fa una brutta figura firmataria, se quelle vengono al referendum, fa una cattiva figura. Anche diciamo. Dopodiché l'altra grande questione è, diciamo, la famosa arte e così via, ma lì non ci possiamo fare niente, no? Insomma, è anche un po' delicato occuparsene, perché
l'agenzia di tutti, va bene, ma noi siamo soggetto terzo, no? Nel senso che non siamo azionisti. E non è che più che tanto noi possiamo avere un ruolo, diciamo, con gli attuali gestori del servizio rispetto alle possibili new entries. No, non ci possiamo fare. Però è una dinamica che si deve cambiare, diciamo, gli azionisti attuali e le aziende attuali con i loro sindacati. Lo dico perché se ci dicono quanti soldi ci mettono, noi, i nostri uffici dicono che è ancora possibile farcela. Cioè, se manca quel dato lì, cosa chiedi di manifestare interesse su che? Cioè, se il comune ti mette 31 milioni, li conferma tutti, li conferma in parte. Tanto il comune risparmia già parecchi oneri indiretti e poi recupererà l'IVA, quindi sono partita che il comune guadagnerà 10-15 milioni. Vabbè, mi pare che sia chiaro, dai. Espo, com'è finita la questione, diciamo, del Camera di Commercio? Non è finita? Ecco, non è finita. Sono ancora... Basta, sarà le persone che non sono fatte niente. Ho visto che anche la Camera di Commercio di Savona ha mandato manifestazioni di interesse alle imprese, quindi sembra che è evidente che noi non possiamo mettere soldi pubblici, no, perché un privato vada a vendere, diciamo, pane e olio, gli interessi devono fare. Gli abbiamo dato l'opportunità. Poi non so se le altre regioni le ha messe, ma insomma, non credo. Va bene. Ospedale Spezia, ho preso contatto con un cantone, gli ho parlato, mi ha scritto, non ho fatto in tempo a vedere se mi ha scritto, volevo un riferimento con le strutture giuridiche, fatto, però ti pregherei di farti dare la lettera che è arrivata, quindi non ho ancora visto, di seguire un po' anche tu. Cioè, mi pare che ormai le due questioni che rimangono sono cantone, comunque gli ho spiegato e mi pare che lui convenga che non c'è nessun impedimento, diciamo. Però gli ho detto, capisco che non c'è nessun impedimento, però un via libera formale ci piacerebbe avere. Perché hanno scritto di fare anche il sito di Londra. Sì, ma mi pare che a parole vi abbia detto più o guai più serie, devo andarmi l'anima. Però insomma adesso se vedessi un po' con Cocchi, credo che Cocchi, diciamo, ho detto a Silvia di, siccome volevo interlocutore giuridico, di farlo. Io non ho visto ancora loro, spero per lei di vedere se qui. Va bene, per quanto riguarda invece Azzelli, a parte la questione di IT, è evidente che la questione di martedì diventa un ulteriore, no? L'ho anche scritto nella mail. Il forum è stato un disastro, insomma. Nel senso che le posizioni del rettore e poi il preside erano totalmente diverse. Io avrei avuto imbarazzo a fare un forum con gli assessori, diciamo che c'è una cosa troppo, diciamo, per me. Vediamo, dai. Penso che non sia lontani da chiudere in un senso o l'altro, no? Penso che dovremmo separare attivare ancora, diciamo. Invece, ho detto già oggi, ho detto anche a lei, c'è ancora casino sul terzo valico, nel senso che tutto quel pezzo di secondo lotto che è stato teoricamente attivato con 600 milioni di Bloc Italia e, diciamo, legge di stabilità, non è operativo. È uno stralcio del terzo lotto a sua volta, magari quarto, eccetera. Quindi non dovrebbe essere roba nostra, ma in questo contatto con Dere io vediamo un po' di metterci a lavorare su questa cosa. Invece ci racconti di Piaggio, perché lì è di nuovo un po' pocchiata la cosa, vero? In che senso? Vogliono andare a Roma, com'è la storia? Ma lì io ho sollecitato Castano, credo che l'abbia sollecitato anche parte del sindacato, dopo la riunione che avevamo fatto qua in regione, di convocare una riunione al Ministero di tutti i firmatari dell'accordo, perché l'accordo è firmato a giugno del 2014, sono passati 9 mesi, e forse è anche opportuno fare un tavolo di verifica della realizzazione dell'accordo stesso.
c'è un po' di tensioni a Genova, perché c'è da parte di componenti sindacali il timore che quanto Piaggio abbia sottoscritto nell'accordo romano non proceda con la necessaria sollecitudine. Il delivery center al momento non c'è la soluzione, almeno la notizia che avevo io qualche giorno fa, non c'è la soluzione per quanto riguarda l'edificio dove collocarlo, ci sono ritardi per quanto riguarda la realizzazione della nuova cabina di verniciatura. Questo genera un tessuto sociale che aveva visto l'accordo come il male minore alla fine da accettare, il risorgere di tensioni. Ce ne sono un po' anche a finale, ma mi sembrano molto più attenuate. A finale credo che l'elemento ancora dirimente è con che tipo di contrattualistiche i lavoratori Piaggio passano sotto l'AER, perché c'è il ragionamento che, essendo un passaggio di lavoratori da azienda a azienda, possa rimanere le normative precedenti al Job Act. Quindi però è materia di discussione, mi sembra, con minori tensioni. Io ho sollecitato Castano, so che questi giorni, credo quantomeno la FIOM, quando l'hanno visto in occasione dell'incontro di Esaote l'altro giorno, hanno sollecitato anche loro. Credo che la cosa migliore è la trasparenza di un tavolo che fa una verifica sul livello. Tra l'altro non c'è più De Vincenti, quindi sarà... Io mi sto liberando, se serve uno. Anche capace, ditelo a martedì a Renzi che io tra un po' sono libero. Vincenti è andato via, ma meno male che è libero, potrei essere utile. Va bene, dai. Quindi bisognerà fare giù la riunione, un passaggio. Credo che la cosa migliore, almeno viene a galla se ci sono problemi o se sono soltanto malintesi, ma si va a un chiarimento di fondo. A me Piaggio, interpellata 40 giorni fa, ha detto che nulla cambia rispetto a quanto hanno sottoscritto a Roma e non c'è nessun presupposto, nessuna scelta di non rispettare quelli che erano i contenuti. La tempistica è una tempistica che fatica. Però l'alto apre adesso, sto mese. Sì. Quindi... Mi ha chiesto che ho parlato con Castano, a maggio della mia Esaote, e mi ha confermato, mi ha detto anche di poterlo dire, che fa la visione per Transystem, mi ha spiegato tutta la vicenda, e anche per Certi, quelli ex di lui, bravo, che l'ho già detto anche ai giornali, per prima di dire. Avvisa poco i Transystem, sì, sono preoccupato anche poi di film che non abbia avuto risposta. Io ho rimandato il curriculum sia a Confindustria che all'altra azienda che ha detto che questa visione convoca lui poste, anzi qui ho avuto un sms stamattina di questi vari film che ieri sono. Va bene, province. Dov'è Pippo? È il tuo posto. Allora, ieri siccome il giovane signore non vuole spostarsi più, sono stato io a scherzo, naturalmente. Presidente. Siamo stati io e la potentissima Laiola a incontrare Bressa. Allora, l'impressione che abbiamo avuto è che abbiamo prospettato una situazione che rispetto alle altre è abbastanza... Sì, molto migliore. Che vuol dire che il giovane signore, diciamo, e i suoi collaboratori hanno fatto... È una provvidenza. Diventata collaboratrice, un bel titolo però, sono declassato. Declassato, sì. Adesso sì. Tra Lili e Lella punta Pippo, l'uscera di adesso sembra essere su Walt Disney. Adesso la Lili Lella è il vagabondo, la signora vagabondo, la collaboratrice, cioè Lili Lella vagabondo è la definizione che ti si addice, diciamo. Il vagabondo ipercinetico, diciamo. Dunque, vediamo al dunque, la questione è questa. La città metropolitana applica la Fornero per quelli che vengono da noi,
ma non intende applicare la Fornero per quelli che rimangono loro, perché ritiene che gli serva più di quelle che dovrebbe sabbiarsi la Fornero. Le altre tre applicano la pre-Fornero, alla richiesta di poterla applicare con noi solamente con una finalizzazione, diciamo, all'assorbimento di personale provinciale, non hanno risposto di no. L'unico preoccupato era il consigliere. Comunque, non che ha detto di sì, ne parliamo, è chiaro che sarà un tema non per noi e basta. Poi abbiamo fatto notare che da noi c'è questa pressione molto forte del dover assorbire personale, però abbiamo fatto notare che questo personale al momento è in comando, quindi o questo personale diventa, come dire, stabilmente dipendente dalle dogane, o altrimenti rimane appeso, perché non è che puoi dire che non ce l'ha più la provincia, non ce l'ha temporaneamente. Penso che le dogane le abbiano prese con una volontà di, no, mantenerle, e questo vale anche se avremo altri trasferimenti verso il Ministero della Giustizia e quant'altro. Però a questo punto l'impressione mia è che, avendo trovato una situazione non lontanissima dall'obiettivo, potrebbero anche usarci un po' come, non so, cavio, se dire caso di scuola, best practice. Storia, best practice, per dire, vedete che si può fare. E poi ho messo con scuola di tementi, dove ho lavorato un po' nel 94. E poi sono rimasti molto colpiti da questo fatto, diciamo, di quanto si guadagna, diciamo, come fiscalità nei porti di 5 miliardi all'anno, ma naturalmente l'efficientamento delle dogane è una delle condizioni per mantenere e aumentare, diciamo, questi traffici, perché ormai, diciamo, le rese delle operazioni portuali sono eccellenti, si devono lavorare molto efficientemente di operazioni di banale, logistica, per tutto. La cosa forse più importante è che loro hanno aperto uno spiraglio sui precari, spiraglio, nel senso che dicono che la questione dei 36 mesi è ineludibile se il datore di lavoro rimane uguale lo stesso, ma che potrebbe essere superata se il datore di lavoro cambia e se per esempio diventa quindi la regione. Siccome è una materia delicatissima, con famiglie che sono appese a queste cose, qui lo voglio dire con massimo di garbo, però adesso naturalmente Gabriella e company, l'ufficio sostanzialmente, bilancio, giudici, segreteria generale, non so quanto, non è pur che se ne occupa, immagino che sia questo qua, no? Però, insomma, l'idea che, avendo già fatto la legge, eravamo 4 un po' di tempo fa, ora siamo 5, avendo un numero non lontanissimo obiettivo, se, cioè se la dogana poi stabilisce, questo numero sarebbe sostanzialmente, orientativamente, in questo momento una 60, la distanza obiettivo sarebbe 60, se ho ben capito, e più o meno, diciamo, equamente divide tra le tre province e non metropolitane, più o meno 20-20. Non so, so che questa cosa è delicatissima, non so se avete da aggiungere cosa, volete che mi occupate di più o se il quadro sia questo. Insomma. Abbiamo visto i numeri della polizia provinciale confrontati con l'Umbria, che ha 2 province anziché 4, ne hanno più loro, 2 province che noi su 4. Ci hanno detto i numeri di alcune regioni del sud, tipo Campania, cose, vabbè, lì si capisce anche perché. Va bene, direi che questo è quanto per quanto riguarda questa roba qua. Dopodiché mi piacerebbe sottoscrivere un atto di indirizzo politico col comune, con il ponente, se Claudio, so che Claudio è contatto, ce la facciamo se sono contento in maggio. Sì, in maggio, per cosa di Alzelli. Sì, loro non sono a questo stadio, abbiamo fatto anche la conferenza. No, per inventare questo corso. Cioè, secondo me a maggio bisognerebbe, vabbè, se l'operazione IT si chiude abbiamo fatto un passo avanti. Poi l'operazione Esaorte sembra chiudersi, diciamo, no? In giunta siamo già venuti. Lo so, lo so. Sì, sì.
cioè con loro che dovevano fare. Bernini voleva fare prima il passaggio dei municipi. L'operazione Esaotte si era potersi chiudere, adesso la questione delle master è tornata un attimo in discussione, però Esaotte dice per voi cambia poco, perché i lavoratori impegnati in quel segmento lì o rimangono Esaotte o diventano le master. Comunque non salgono su perché la manifattura rimane giù, probabilmente dov'è. Cioè, quindi se chiudessimo l'operazione IT, ma sale su nel caso fosse le master. Sì. Se noi martedì chiudessimo l'operazione IT, se si chiudesse entro aprile l'operazione Esaotte e o le master, no, e o, eventualmente più le master, tutto bene. E se facciamo un peggio fino a, alla fine di aprile per decidere se il matrimonio lo fanno o no? Vabbè. E se poi chiudessimo il protocollo d'intesa, questo vuol dire che a questo punto liberiamo della bomberina, perché non è un uso urbano, diciamo, no? E tra l'altro mi pare anche gradito, diciamo, una popolazione familiare, un municipio, dei contatti, no? E a questo punto, diciamo, ecco Erasmus, scusate, mi devo fermare. Sì, mandare alla mansione, che è la cosa qua si dice lì, un'altra dirigente, il protocollo di intesa IT, perché visto che si firma la presenza di Renzi, vogliono averlo. Cioè. Diamo la quale versione, perché sì, vabbè, nata può cambiare. Giustamente, ma dovrà mandare mansione. Chi ci pensa? Perfetto. Non avevo capito. Invece lei lo diceva, io ho detto questa cosa di MSC, dei tempi sospetti, ma vediamo, poi diceva, ma siccome l'orario diciamo è tardo, possiamo prima, il protocollo ce lo stanno mandando, protocollo di intesa, un
Dio, appena arriva, guardatevelo. Sì, guardate un po', signore, dai, fa una cosa. Allora ricomincio da capo, però seguitemi un attimo, 5 minuti abbiamo finito. Il protocollo d'intesa ce lo sta mandando, quindi occupatevene un po'. No, il protocollo d'intesa, con vedervi la forma di programma, ce lo sta mandando parte. Perché di guardarlo voi, soprattutto Ella, perché. Tua? Quando va arriva? Sì, guardatelo un po'. Vogliono invece che gli mandiamo noi la bozza del fuori di programma, ci pensa dentro con la sua. Poi diceva l'unica cosa che lui arriva molto tardi, se prevedeva un momento precedente in cui stiamo un po' più tecnicamente queste cose, però noi l'ha già fatto la conferenza, quindi ci penseremo un po'. Cioè, non ci sarà il tempo di avere approfondimento quell'ora lì, ma credo che le conoscono, immagino. Ormai l'hanno scritto. Rimane solamente la questione se fa un passo o non fa un passo dalla ponte, ma lui ha deciso. Dunque, eravamo arrivati a? All'ospedale. Perfetto. Dunque, Fincantieri ho detto, l'unica cosa che volevo aggiungere su Fincantieri è che si è aggiunta una preoccupazione per il referendum, non so come mai. Deve sentirci un po' la Pinotti, però ho visto che poi c'è stato un intervento di Vanzoni che diceva che smentiva tutto, però verifico, dai. Vabbè, teatro di Camogli si è detto venerdì dovrebbe andare, mi scrive la Dagnino, l'ascensore qui è giunto alla fine, tipo 10 giorni si parte. Ho parlato con Galletti per la biblioteca universitaria, conferma che secondo lui si può fare. Desarote si è detta, adesso vuole parlare un attimo di alluvione, ma aspetto per la finisca. Sì. Molto bene. E poi si va a conferenza dei servizi. No, poi si parte con la mia. Allora, cambiamo oggi. Su due punti ancora. Verità, bene sanità e alluvione. Dunque, verità, bene sanità. Adesso... io vorrei che la cabina di regia se la riprendesse un po' in mano, facendo un ragionamento, perché qualche offerta comincia ad arrivare, se convenga, come dire, vendere qualcosa un po' a meno, pagare gli interessi, adesso dico in modo, no? E c'è un'offerta su Ospedaletti che in quella distanza ormai, offerta che peraltro si chiama in gara, non è che non diamo, però ogni tanto abbiamo la procedura. Mentre l'altra cosa che mi sembra molto importante è che se chiudiamo entro aprile, ormai ci siamo, se chiudiamo, se presentiamo entro aprile questo, non ricordo mai come si chiama, Puo. Pare che lì si possa riaprire una riflessione di integrazione con l'operazione fintecna che naturalmente è interessata ad avere una gestione. Dunque, alluvione, l'ultimo punto. Dunque, l'UE ha accolto la domanda di fondo di solidarietà, come si chiama. Non mi ricordo quanti soldi sono, 56. Allora, la Mineria sostiene che, come era stato presentato, vorrebbe dire che per noi è 40%, cioè 22,4, se dico bene, sì. Sì. Però non so se poi le altre regioni contesteranno questa percentuale. Adesso è cambiato capo la protezione civile, secondo me conosciamo bene. Molto. Quindi noi abbiamo interesse che la cosa si, come dire, si manifesti, diciamo, se si verifichi più rapidamente possibile e ci ridia. Dopodiché, siccome nell'esperienza pregressa fu faticoso rispettare i tempi di riunione, benché i tempi siano un anno, c'è da capire come si fa questa roba qui, cioè a cosa vanno questi fondi. Ora, le ipotesi possono essere due, bisogna fare concorso. O tu decidi che va su cose nuove, ma essendo nuove parto tutto da capo. Sarebbe più sensato pensare di fare un ragionamento del tipo: chi comincia a rendicontare per le somme urgenti di ottobre-novembre, i primi 2,4 milioni che arrivano li metti lì.
Poi è chiaro che non è che chiede un ricordo per prima di intervenirsi a fare dall'altro, cioè la regione a questo punto d'accordo con la protezione civile riformula il piano delle somme urgenze del 2004. Però siccome loro sono diventati molto, non dico fiscali, ma insomma molto rigorosi, molto, non so se per questo ci mette in caso un problema un po' Dipartimento di protezione civile di dover fare quel programma che sta molto orgoglioso, è chiaro, no? Dico cose che avevo già detto, c'è Gabriella perché lei è un altro attore importante che è il commissario, no? Credo che sia la cosa, lei ha un ruolo molto importante perché se dovessi fare con la una delle ipotesi, seguire le ipotesi che ho detto, è lei che deve ridefinire il programma, eccetera. No, l'ultima cosa che rende le cose ancora più complicate è questa, che il testo parlamentare sulle risorse per le famiglie limita, diciamo, la possibilità di erogare questo aiuto all'anno di ottobre. Ora, bisognerebbe con la protezione civile, poco e tanti che siano questi soldi, sono 5 milioni circa, fare in modo che ci sia un test che dica che si tratta in modo adeguato in ottobre novembre. Poi sono pochi i soldi, però sono dei punti più. Poi il resto mi pare che l'operazione impresa ormai la legge verso la conclusione, no? Ce n'è ancora mille da. Sì, però voglio dire. No, il meccanismo è. Non abbiamo più niente da fare, no? Nel senso che abbiamo fatto vedere lì, con i suoi soldi. Quelli di novembre. Perché abbiamo messo la settimana scorsa. No. Abbiamo cominciato a pagare per i novembre, sì. I primi 15 mi pare che abbiamo già pagato. Lì c'è ancora una cosa che farà ormai la prossima giunta, è sulla base poi dei residui che ci saranno, fare un bando che recupera chi è rimasto fuori, perché ha sbagliato, non ha indovinato i tempi. Recuperare anche quello, va bene. La settimana ha cominciato a pagare anche la cassa integrazione. Bene. 130.000 euro. Ecco, volevo dire solo una cosa collegata a questa. Andando a visitare la scuola di Ottonovo che è stata riaperta, qua di Luni, ma dico una cosa che la sapevo da noi, ma io non sono così. Ci hanno detto che abbiamo stato in sofferenza per due frane, 400.000 euro l'uno, ma non so fare memoria, no? Mi chiedevo se questi fondi UE, o il giro che nasce dei fondi UE, non potesse consentire di... Allora, una parte ce l'abbiamo, nel senso gliel'avevamo già detti e che continuano sempre a dire le stesse cose. Per ragioni farò il punto, se ovviamente manca qualcosa, quella è la sede naturale, però una parte c'erano. Poi, vabbè, immagino che tu con Gabriele Venerdini, con Carla Roncarlo, con tutti i tuoi, poi dovrai fare, al di là dei giri, no? Perché un conto sono i giri contabili, un conto è la sostanza, capire cosa si fa con questi fondi. Sì, infatti volevo convocare una riunione e fare un po' ragionamento. Però il punto di partenza è umano, cioè parlare con Pulcio e vedere con Pulcio, con Chiamparino. Chi è la coordinatrice o coordinatore del settore di protezione civile, nazionali, assessori? Sai che non lo so, perché non so mai, non c'hanno mai. Perché si alternano Trentino e due province. Trentino Sento Bolzano? Sì, Trentino. Fanno due anni per Il punto di partenza è quello lì, che bisogna fare la divisione, perché l'UE ha dato i soldi all'Italia, l'Italia le deve dividere tra diverse province, è chiaro che l'UE a questo punto non ha messo quei soldi lì, quelli sono, ma le diverse province, diciamo, le diverse regioni devono dividere i soldi lì. L'operazione che fa la conferenza dei presidenti insieme a questo, come si fece una volta, vi ricordate, no? Basta, l'ultima cosa è il Benga. Dunque, abbiamo parlato con De Rio, che peraltro non c'è più questa funzione, abbiamo parlato con Lotti, abbiamo parlato con Martina, messi tutto intorno, e ora nel frattempo è cambiato anche lì con tutto, e quindi
ha cambiato tutto, perché non c'è più Delrio, voglio dire. E non c'è neanche più Bonaretti, adesso c'è, sono i giornali di oggi, però non posso più Bonaretti. A Pilar. E quindi bisognerebbe che riprendesse un po' i contatti con Maldini, eccetera. Cioè, fatto un tavolo verde, eh? Il decreto c'è, per quanto riguarda le scorte, hanno messo una norma in un disegno di legge che viene approvato. La categoria sono tutte contente, tutto a posto, facciamo fatti complimenti. Sì, che dovrebbe essere approvato. Sì, abbiamo fatto il massimo. Non ho capito, bisogna capire. Ma mi hanno anche detto qual era il veicolo che potevano usare per. Sì, non mi faccio di tutto. Sono in buona compagnia perché ci sono tante richieste, quindi sono speranzoso che se ci fosse solo questa, magari avremmo difficoltà. Ma siccome c'è tutta una serie di richieste che riguardano altri settori. La Silella, la Puglia, siamo... Va bene, dai. È tutto a posto, cioè, diciamo, dal punto di vista, sono contento. Allora, se possiamo chiudere, chiudiamo se non c'è altro, volevo 10 minuti con Enrico, Lella e Pippo, per vedere... Cinque minuti. No, perché prima di scrivere questa lettera, che è delicata, volevo condividere. Se avete finito, sì. Se abbiamo finito, sì. Ok. Possiamo anche stare qui. Sì, dai, siamo qua. Poi Giovanni ci vuole dire due parole. Poi...